Ci sono dei filosofi che, occupandosi della religione cristiana, affermano categoricamente: ho esaminato tutti i dogmi della fede cattolica e non ce n'è uno solo che mi convinca con la sua verità. Io qui confuto esattamente questa affermazione e faccio un breve esame dei dogmi che esistono nella fede cattolica. Essi sono 10. Il primo fu stabilito a Nicea nel 325 d.C. Fu proclamato Gesù Cristo come il figlio unigenito di Dio, generato ma non creato, consustanziale al Padre, eterno e immutabile. Ora, il filosofo che contesta la verità di un figlio, ente assoluto, generato ma non creato, consustanziale al Padre, eterno e immutabile, assoluto anch'esso, in sostanza sta confutando l'esistenza di una causa assoluta che sia consustanziale all'effetto assoluto, essendoci una causa solo se essa è causa di un effetto ed essendoci un effetto solo se esso dipende dall'esistenza di una causa. Sono i due principi della fisica chiamati di azione e reazione che regolano la dinamica. Ora, se noi consideriamo che Dio è il fondamento assoluto di tutte le cose, è assolutamente imprescindibile la presenza di una causa assoluta, di un effetto assoluto, come le due parti relative tra di loro che formano un unico fondamento, ossia un unico Dio, tanto che l'effetto assoluto, giudicabile come un figlio, sia effetto assoluto, uno, unico, che comprende ogni possibile effetto in sé. Gesù Cristo, come il figlio unigenito di Dio, come l'incarnazione di questo fondamento, può essere oggetto di fede. Ma che sia giudicato irrazionale questo dogma, che afferma sostanzialmente che il fondamento di ogni cosa non è altro che il combinarsi tra di loro di una causa assoluta e di un effetto assoluto che sono consustanziali tra loro, ecco, questa affermazione è assolutamente ragionevole e quindi quell'attacco fatto a questo dogma come a qualcosa di assolutamente incomprensibile e ingiustificabile e non provato è quanto di più ingiusto possa esistere. Perché se noi vediamo un mondo organizzato per contrapposizioni di tipo elettromagnetico, materiale, antimateriale, positivo, negativo e così via, mettendo in relazione tra di loro ogni possibilità, in un mondo che è binario, è la stessa esistenza di questi due opposti, riducibili a meno uno e più uno, che può riferirsi a quella somma zero, che è data da più uno meno uno, e che è la coesistenza degli opposti. Quindi, il tutto ricavato fuori da un essere assoluto e senza alcuna determinazione, ossia zero, ma che se noi ne concepiamo
una quantità enorme e tutte quelle immaginabili devono essere tutte contraddette. Ebbene, questo è proprio il caso dell'esistenza del nostro mondo reale, che dunque rimanda proprio all'esistenza di un mondo assoluto dato dallo zero, ossia dalla coesistenza tra di loro di tutti gli opposti. Quindi che alla base di tutto il relativo ci sia lo zero è provato, che ci sia la contrapposizione tra il principio assoluto creativo e il principio assoluto di ciò che è creato dalla creazione, come proprio nel rapporto divino tra padre unico e figlio unico, è quanto di più razionale e scientifico vi possa essere. Ci può essere solamente un dubbio che Gesù sia questo figlio, ma questo è provato dal dominio della vita e della natura che Gesù dimostrava di possedere. Passiamo ora al secondo dogma del Dio uno e trino. Anche questo è un dogma che è molto vicino a quello di cui ho discusso prima, perché il Dio uno e trino, che con uno e tre si sta occupando di numeri, è una relazione esistente tra i numeri ed è esattamente quella relazione che esiste tra uno uguale il prodotto di due assoluti enti inversi tra loro, come il padre e come il figlio. Riferiti ai numeri, questa inversione, questa assoluta coesistenza è data proprio dal 10 moltiplicato per il 10 alla meno 1, inverso in questo modo, come tra il 10 più 1, che è il verso più, di un padre che determina nel senso più il figlio, e il figlio 10 alla meno 1 che proviene dal padre perché è meno 1 e viene dall'altro termine. Quindi anche sull'esistenza del dogma del Dio, ossia del fondamento uno e trino, non si può in assoluto discostarsi, perché non si è discostato da ciò la fisica, quando ha ricondotto al ciclo 10 tutte le unità di misura della fisica, riconoscendo in sostanza la fondamentale esistenza basilare del ciclo di 10 decimi, e avendo riconosciuto che 10 non era una umana convenzione, ma era solo una onda relativa, unitaria, che presentasse uno dopo l'altro due opposti tra loro, quali 3 terzi e 3 per 3, perché 3 terzi e 3 per 3 sono opposti tra loro, perché 3 diviso 3 implica una divisione, che è esattamente il calcolo opposto alla moltiplicazione che intercorre tra il 3 e il 3 nel 3 per 3. Quindi, poiché noi sommando 3 diviso 3 a 3 per 3 abbiamo esclusivamente 9, cioè 10, pardon, noi possiamo essere sacrosantamente sicuri che il ciclo 10 sia collegato ai numeri e non all'adozione umana di alcuni numeri o altri, perché soltanto il ciclo 10 è il ciclo costituito dall'onda che mette in sequenza i due opposti, che sono 3 terzi e 3 per 3. Quindi anche il secondo dogma è sacrosanto. Passiamo al terzo dogma: Maria è madre di Dio. Questa è una conseguenza immediatamente del primo dogma. Certo, il primo dogma, che era vero nel rapporto assoluto tra una causa assoluta e un effetto assoluto, intendibili come padre e figlio, sono ora in questi termini tra la madre e il figlio.
nella nostra realtà, poiché il figlio è figlio di una madre, si ristabilisce nuovamente questo rapporto madre-figlio reale, e quindi se in base al primo dogma si identifica con Gesù Cristo il figlio del padre, ora con il terzo dogma si identifica la madre reale di questo figlio, che è stata Maria Santissima. E quindi anche questa è una pura conseguenza razionale, ragionevole, dei primi due dogmi di cui ci siamo occupati. Passiamo agli altri dogmi. Il quarto ha trattato di Gesù Cristo come vero Dio e vero uomo. Ora, perché ciò sia falso, ossia non abbia giustificazione, bisogna riuscire a capire chi sia Dio e chi sia l'uomo. L'uomo è, partecipando dell'essere, nel suo essere, come l'uomo è, rientra in tutto l'essere. Ora è evidente che Dio, fondamento totale dell'esistenza, è tutto l'essere. L'uomo, per il semplice fatto che è, partecipa alla essenza divina totale. È una parte dell'essenza divina totale, ossia è quella essenza totale che ha assunto la croce del limite della piccola parte definita all'interno di quella parte totale e infinita. Ora, se l'infinito non ha limiti, il definito ha proprio la condizione opposta di essere determinato dal limite. È quella condizione uguale e contraria che, se esiste l'assoluto, deve esistere per forza, perché l'assoluto, sciolto da ogni cosa, deve essere sciolto anche dalla indeterminazione, che sarebbe, se fosse infinito, che cosa? Nulla. Una parte determinata può essere infinita. Quindi, proprio per l'esistenza dell'infinito, deve esistere sia il finito, sia il suo contraltare, quel valore opposto dato dall'infinito. E quindi, ancora una volta, abbiamo che l'uomo non è altro che l'aspetto determinato dell'essenza infinita che si è determinata nel limite per poter essere infinita. Altrimenti, se l'infinito restasse sempre indeterminato, non varrebbe alcunché. Mentre invece ogni valore, 1 miliardo, vale a partire da quale unità è determinata e vale. Perché se non valesse 1 all'interno di 1 miliardo, non varrebbe nemmeno il miliardo. Quindi, l'uomo è vero Dio, però nel limite del personaggio in cui l'assoluto si è impersonato. Essendo questo vero per ogni uomo in essere, ma anche per ogni essere, essendo ciò vero, è sempre nel limite del talento determinato a ogni essere, questo vale e deve valere anche per Gesù Cristo. E quindi Gesù Cristo è vero Dio e vero uomo, perché questa condizione rappresenta quella di Gesù Cristo solo come la lettura essenziale di quanto è vero per ogni possibile figlio. È il figlio ideale che raggruppa e contiene in sé ogni possibile figlio. Quindi, caro filosofo, che dici che i dogmi non hanno una possibile spiegazione, hai assolutamente torto. E ora guardiamo il quinto dogma. Maria è sempre vergine. Questo dogma presume la
verginità di Maria anche dopo che Gesù Cristo è uscito dal sesso di Maria, producendo la perdita reale di una verginità. La Chiesa Cattolica afferma che anche dopo il parto, ossia anche dopo che Gesù è uscito dal grembo di Maria, Maria è restata vergine. Ora, considerate questo, amici miei, che se la nostra determinazione è determinata dal potere assoluto che la sovrasta, ha l'assoluto come il contenitore del contenuto, come il regolatore di ciò che è regolato in ordine nel suo interno. Quindi, quello che sta nell'interno ed è reale, ha l'assoluto come chi lo determina in assoluto, in ogni possibile aspetto, nessuno escluso, che come un cane sciolto faccia quello che crede. No, tutto il relativo deve il suo rapporto in un modo determinato all'assoluto che lo ha determinato. Quindi siamo in presenza di un progetto che ha come il creatore un creatore assolutamente libero rispetto al gesto della sua creazione, perché è sempre una condizione di libertà assoluta. Non possiamo fissare nessun limite al quale il Dio assoluto poi sia tenuto, perché se Dio lo facesse sarebbe determinato e non più assoluto. Dio crea la legge e la viola senza violarla, e è la stessa cosa che disegna in Maria, che è violata nel suo sesso quando si deve aprire per far passare il corpo di Gesù, e è violato come criterio, proprio disegnato in una figura altamente indicativa come quella di Maria, e tanto che non sia la natura a determinare le cose possibili o no, ma chi disegna la natura. Noi vediamo benissimo che è così, tanto che anche noi possiamo animare un fantoccio come Paperino e fargli compiere tutto quello che vogliamo. Se un umano creatore può rappresentare in un fumetto la immagine della nascita di Gesù che passa attraverso il sesso di Maria e lo apre, e poi, uscito Gesù, si ripristina nelle condizioni della verginità iniziale, se noi lo possiamo disegnare, Dio lo può disegnare. Quindi non è una cosa assolutamente ragionevole che nel mondo accadano i miracoli. È proprio il segno di Dio che crea la regola, ma poi la viola, proprio per dimostrare che esiste alla base di tutto non un determinatore che è determinato, ma un determinatore che è sempre assolutamente libero e si avvale della sua determinazione come uno strumento di libertà e non di coercizione. Quindi questo dovrebbe anche incoraggiare l'uomo. Anche l'uomo è stato determinato in questo modo, e in conseguenza ogni determinazione umana è volta necessariamente a buon fine. Vediamo ora il sesto dogma, quello della transustanziazione, ossia della realtà divina nell'ostia consacrata. Anche questo può essere benissimo un intervento divino del potere assoluto che determina tutte le cose e che vuole che ciò sia vero. A questo punto, se si ammette che il relativo abbia come il regolatore assoluto un Dio assoluto e assolutamente libero, è libero, se lo vuole, di determinare questa cosa come assolutamente ragionevole e
avente una precisa spiegazione. Vediamo ora il settimo dogma, quello del purgatorio che esiste. Questo fu un dogma che fu fissato nel 1439. E beh, il purgatorio che esiste, esiste e lo abbiamo visto descritto nella Bibbia. Il popolo di Dio non entra immediatamente nel paese dove scorre il latte e il miele, cioè nel paradiso, ma è costretto a soggiornare per l'intera vita reale nel deserto, in cui progressivamente è avvertita la mancanza di tutta la vita fatta precedentemente. E ciò sta a significare soltanto che la vita ha i due versi, quello fattivo in cui si possono fare le cose e quello negativo che viene dopo la vita vista prima nel senso della sua crescita, che è il senso inverso che cancella tutto ciò che è fatto in precedenza. Il soggiornamento nel deserto non è altro che il purgatorio di tutto quanto era accaduto prima in terra d'Egitto, perché coloro che erano i beati delle beatitudini di Gesù Cristo, nella perdita di tutta quella ridotta condizione che c'era in Egitto, hanno il loro momento di gioia per essere finalmente liberi, mentre invece coloro che avevano il possesso più o meno di una vita soddisfacente sono costretti a rimpiangerla e quindi a vedere come si è quando la si perde. Come la vita nel deserto fu il purgatorio per il popolo di Dio, così è il purgatorio in questa vita, la percezione del lato primario che esiste quando si parta da un progetto tutto esistente e per compierlo bisogna prima farlo retrocedere al suo inizio, ed è una percezione basilare che non si vede, per poi vederla nel senso uguale e contrario di un facimento di tutto fino a quella perfezione. Poiché dopo questo secondo tempo in cui noi in questa terra Egitto vediamo una certa libertà fattiva, vedremo finalmente quello che accade nel primo tempo, ma lo vedremo nel terzo e vedremo che tutto è disfatto, che tutto è perduta, che la vita è desertificata e si ritorna come bambini. Quello sarà il purgatorio della esistenza, che consentirà a chi non si è santificato nel primo tratto di farlo nel secondo. Vediamo il dogma numero 8, quella dell'Immacolata Concezione. Ora, l'Immacolata Concezione è quella che la Chiesa ha attribuito a Maria, dovendo essere la madre di Dio, doveva essere nata senza il peccato originale. E anche a questo punto i vari filosofi obiettano che questo peccato originale è un'invenzione della fede. No, il peccato originale, amici carissimi, è proprio quel metodo fissato per tutti noi di vedere una cosa, una dinamica, solo in relazione a una dinamica uguale e contraria. Quando Dio parte dal progetto dell'universo tutto definito e lo arretra nel suo prima, sempre più prima, fino a che lo riduce ad un punto senza dimensione in cui tutto quell'universo realizzato da cui siamo partiti non esiste più e si è ricondotto ad esistere tutto in potenza, quando questo è l'atto divino che riconduce tutto in potenza
e toglie l'abito reale che si consuma ed è divorato dalle tignole per darne uno immortale, quando questo è vero per la scienza che pone alla base della dinamica elettrica e materiale la dinamica magnetica e antimateriale. Quando ciò accade, il peccato originale nostro è che mentre noi esistiamo nel primo atto della dinamica, che è proprio l'interazione tra azione e reazione, sono opposte tra loro, una è più uno, l'altra allora è meno uno. Uno per meno uno dà il risultato meno uno di una realtà che si annichilisce. Questa è l'immediata percezione dell'interazione tra azione e reazione. Ma noi, in base a questa demolizione della materia nel percorso dell'antimateria e dell'elettricità espansa in forza del magnetismo, quando noi percepiamo la devoluzione magnetica e antimateriale nel modo opposto, che è quello elettrico e quello materiale, quando noi facciamo una cosa del genere e diciamo questo è il nostro modo di vedere, questo è il peccato originale. È un peccato originale che porta a non poter vedere la volontà di un Dio buono in questo mondo che è visto nella dinamica inversa, sovversiva, quella diabolica. Ebbene, Maria nella sua vita fu esentata da questa incapacità di vedere Dio in un mondo affidato alle forze demoniache. E è niente di più facile da immaginare e da comprendere, messa in relazione a una madre che poi ti educa un figlio e te lo educa nel modo magistrale per un Gesù Cristo che deve essere poi il terminale ultimo, vero filiale dell'affermazione della verità divina. Quindi che Maria sia stata privilegiata dal vedere la presenza di Dio in questo mondo in cui gli altri vedono o le forze o l'assoluta mancanza di Dio, e questa è una realtà tranquilla su cui convenire tutti. Maria non ha avuto questo peccato originale cui invece siamo condannati tutti quanti noi altri. Veniamo al nono dogma, l'infallibilità del Papa. Ebbene, quando c'è un disegno, quando l'assoluto è a capo di ogni determinazione e questo assoluto agisce ed aiuta l'uomo attraverso un dialogo tra l'assoluto e il relativo, perché l'uomo relativo è il Dio che si è messo nella croce relativa, e volete che lo abbia abbandonato a se stesso, che non abbia tenuto presente sempre un dialogo possibile tra l'assoluto suo essere e quello relativo in cui si è messo? Sarebbe assurdo se l'uomo non fosse stato aiutato, se non esistessero le sacre scritture, se non esistessero tutti gli intermediari tra l'uomo e Dio per questa comunicazione. Questo sì sarebbe assoluto. Ma quando questo sistema incarna il Figlio di Dio e il Figlio di Dio delega Pietro a sciogliere e a legare così in terra come in Dio, allora, come in cielo, allora se è vero che Gesù Cristo è chi rappresenta il Figlio di Dio, questa delega data da Gesù Cristo è assolutamente attendibile, e quel Pietro chiamato a legare e sciogliere in terra come in cielo è infallibile, perché nel supremo momento di definire delle verità assolute di fede è aiutato dalla divina provvidenza, perché, signori miei, Pietro non decide niente da se stesso. Nessun personaggio in questo mondo decide qualcosa di testa sua.
non è il relativo che è libero di essere nell'assoluto come vuole lui. L'assoluto è un dominatore assoluto. Di conseguenza il relativo è dominato in assoluto dall'assoluto. Certo, nelle forme che poi sembrano libere, come un creatore assoluto di una storia, determina, per esempio nei Promessi Sposi, la libera scelta ogni volta dei vari personaggi che sembrano liberi, che sembrano in lotta tra di loro, che sembrano i veri soggetti che scelgono, che amano, che desiderano, che vogliono, ma non sono altro che emanazioni, doni che il creatore ha dato a ogni personaggio. Quindi quando si capisce il vero valore dell'assoluto nel momento e nel modo di determinare il relativo, non si può trascendere dal fatto che l'assoluto imponga le sue regole, anche di tipo religioso. L'uomo che non ammette Dio, non ammette il dominio di quanto è assoluto su quanto è relativo e dimostra veramente una scarsità di intelligenza. Veniamo infine all'ultimo dogma, l'assunzione di Maria in cielo. È conseguente a tutto il resto, ma ancora una volta, essendo stato determinato dal Papa infallibile, ha in sé questa infallibilità non voluta dal Papa, non voluta dalla Chiesa, ma voluta, decretata dallo scrittore dell'opera che, avendo scritto in precedenza che avrebbe delegato a Pietro il compito di legare e sciogliere, ora con la sua autorità lo manifesta. Quindi ho spiegato in modo assai semplice, anche, scusatemi, un po' semplicistico, perché le accuse di irrazionalità che sono fatte ai dogmi della religione cristiana sono assolutamente ingiuste, e chi, osservando in un modo disinibito le argomentazioni che sto facendo io, persevera, dimostra semplicemente di non aver avuto dal Creatore i giusti talenti. E a questo punto bisogna fare come disse Gesù. Gesù disse: Padre, ti ringrazio perché non hai comunicato ai sapienti la verità, quella somma, ne hai fatto dei grandi presuntuosi, che credono che sono loro gli attori della vita, e invece le hai rivelate agli umili. C'è da dire questo, e tutti questi falsi sapienti che si poggiano sulla verità di un disegno e sull'assenza del disegnatore, alla fine risulteranno dei cretini.